Chi segue Gesù riceve 100 volte tanto. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi riprendiamo la lettura del Vangelo che ci propone il tempo ordinario. Siamo all'ottava settimana e siamo arrivati in modo cronologico al capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. Oggi leggiamo i versetti 28 fino al 31. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Amen. Carissimi, quanto è importante oggi ascoltare le parole di Gesù, che dice e risponde all'affermazione di Pietro e anche alla domanda, a questa esitazione, perché Pietro a un certo punto, seguendo l'insegnamento di Gesù insieme agli altri discepoli, gli dice: «Maestro, noi siamo qui, abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Quasi chiede a Gesù: che cosa avremo? Che ne sarà di noi? Come facciamo ad avere questa fiducia? E sapete che molto spesso noi come cristiani ci facciamo questa domanda, o il mondo ce la fa, ma tu che preghi, tu che dici di aver fede in Dio, tu che dici di essere cristiano, ma che cos'è che hai di più di noi che siamo senza fede e che viviamo lo stesso bene senza Dio? Gesù risponde a questa domanda: «In verità ti dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli per causa mia del Vangelo, che non riceva tutto questo 100 volte tanto». Innanzitutto dobbiamo fare chiarezza sul primo punto, cioè seguire Gesù, lasciare tutto, perché molto spesso queste parole vengono prese e interpretate nel senso che io non sono uno dei 12 apostoli, io non sono un religioso, un consacrato, un sacerdote, quindi io credo in Dio, ma non è questa la mia vita. Quante volte lo abbiamo pensato, lo viviamo e lo crediamo anche, però non è così, fratelli e sorelle. Essere cristiani significa essere discepoli di Cristo. Non significa soltanto aderire a un credo, a una religione. Essere cristiani significa essere discepoli di Gesù, indipendentemente dal mio stato di vita, che io sia consacrato o sposato, o da sposarmi. Se tu sei cristiano, significa che segui un maestro che si chiama Gesù di Nazaret, il nostro Salvatore, il nostro Signore. E seguirlo, oggi Gesù ci dice che cosa significa. Anzi, ce lo dice Pietro prima: lasciare tutto per Lui. Ma cosa devo lasciare? Ho una famiglia, una casa, un lavoro, una macchina. Perché devo lasciare tutto per seguire Gesù, per un credo? Ecco che qui c'è la risposta. Seguire Gesù in realtà significa metterlo al centro della nostra vita, ovvero nelle priorità che noi portiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, Gesù è al primo posto.
altrimenti non è Dio, altrimenti non è fede, perché fede significa porre la nostra fiducia in Lui, quindi affidargli ciò che noi amiamo. Cos'è che amiamo? La nostra casa, i nostri fratelli, le nostre sorelle, padre, la madre, i figli, la moglie, il marito, tutto questo noi dobbiamo affidarlo a Lui. E quando Gesù parla del lasciare, non significa che io mollo tutto e seguo Gesù il Vangelo, come ha fatto San Francesco d'Assisi, ma significa che dentro il mio cuore ci sono delle priorità, che nella mia vita c'è un centro che si chiama Cristo Gesù. Tutto il resto ruota attorno, altrimenti non siamo discepoli di Cristo, ma soltanto persone che seguono una religione o persone che credono di seguire un credo. In realtà Gesù dice: seguire me significa mettere da parte, anzi prendere ciò che tu ami, le persone che ami, le cose a cui tu tieni molto nella tua vita e affidarle a Dio, perché Lui te le restituisce 100 volte tanto. Quindi oggi affida al Signore la tua casa, affida al Signore il tuo lavoro, la tua relazione con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con i tuoi amici, e Lui te li restituirà 100 volte tanto. Questa è la novità del Vangelo. Significa lasciare, permettere che Dio, attraverso il suo Figlio Gesù Cristo, nello Spirito Santo, possa toccare tutte le aree della tua vita e trasformarle, benedirle e farti vivere bene, farti vivere felice. Ecco il Vangelo di oggi. Segui Gesù, sì, affida a Lui tutta la tua vita, ti benedirà, riceverai una nuova relazione con coloro che ami e una nuova relazione con il tuo lavoro, con ciò che possiedi nel tuo cuore e nella tua mente. Allora oggi benediciamo il Signore e gli diciamo: grazie Gesù, perché mi hai chiamato ad essere tuo discepolo, a seguirti. Io oggi voglio affidarti tutta la mia vita, le persone che amo, il mio lavoro, le mie attività, la mia casa, le mie passioni, tutto quanto ti affido, perché tu possa trasformarle e perché tu possa restituirmele benedette, affinché io faccia questa esperienza. Chi segue te viene benedetto e riceve 100 volte tanto. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, dalle parole stesse di Gesù, oggi facciamo lo slogan: chi segue Gesù riceve 100 volte tanto. Carissimi, oggi lo seguiamo con tutte le nostre forze, con entusiasmo, e saremo benedetti in Lui. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami, Signore, ti ascolto.